stiamo perdendo la libertà per permettere a degli stranieri di venire qui e spellare il nostro paese. E non è una cosa che sta succedendo a miglia da noi, non è che sta capitando in posti dei quali non possiamo occuparci. Sta capitando proprio qui, nel nostro quartiere, nel palazzo che è di fronte a noi. Archie Miller aveva un supermercato da quando eravamo bambini. Dave lavorava lì, Mike lavorava lì. È fallito e l'ha preso un muso giallo coreano che ha licenziato i ragazzi e ha fatto i soldi perché ha assunto 40 fottuti immigrati bastardi. Vedo questa merda andare avanti e non vedo nessuno fare qualcosa per fermarla e questo mi fa incazzare di brutto! Sai, nonostante faccia il predicatore, non mi ero mai confessato prima d'ora. Io ho sempre pensato che in tempi come questi il mio primo dovere fosse proteggere i bambini e che questa fosse l'unica cosa giusta da fare. Nient'altro vale quanto loro, mi dicevo. E in nome di questa idea ho stroncato molte vite. E alla fine è diventato un crimine troppo pesante, un peso impossibile da sostenere. Però oggi credo che avrei potuto farcela. Se ora ne avessi la possibilità, ci riuscirei. Di modi per non far morire nessuno, in fondo ce ne sono tanti, se uno ci pensa. Beh, devo dirglielo. Io starei molto, molto attento a parlarne con qualcuno, perché la persona che ha scritto questo è pericolosa. E questo pazzo con la camicia Oxford potrebbe anche scoppiare e poi correre di ufficio in ufficio con un'arma light AR-10, carabina a gas, potente semiautomatica militare, sparacchiando colpi su colleghi e superiori. Magari è qualcuno che conosce da anni, qualcuno molto, molto vicino a lei. Guardami gli occhi. Il destro è artificiale, quello vero l'ho perso in un incidente. Da allora, con l'occhio sinistro registro il presente, mentre con il destro ricordo il passato. Mi ha insegnato che non sempre ciò che è visibile corrisponde alla realtà. Sta pure tranquilla, ho già esperienza con alunni di quel tipo. La classe peggiore della storia di questa scuola. La cosa è interessante. Decisamente interessante. So benissimo come bisogna comportarsi con questo tipo di ragazzi. Fa subito capire loro come stanno le cose e tutto filerà per il verso giusto. Ci vediamo, vado a tirare il primo pugno. Guarda qua, ci sono tutte le donne con cui è uscito Eccles. Leggi i suoi appunti. Vivian, troppo alta. Madge, gengive grosse. Troppo idiota. Troppo intelligente. Fa rumore quando mangia. Questo sono io, questo sono io. È quello che faccio io. Finirò vecchio e solo come lui. Chandler, Eccles era un pazzoide. I nostri treni sono sullo stesso binario, capisci? Certo, io sono partito 30 anni dopo, ma le fermate sono le stesse. Scapolopoli! Saluti, cari Azekubot. Sono io, Calculon. Ma tu sei morto! No, solo il mio vecchio ruolo da protagonista, visto che mi sono liberato dalla morsa gelida della morte. Se mi date le chiavi della roulotte... Mi sono appena imbattuto nel nuovo vicino. Hai un'idea di chi sia? Jimmy Tudeschi, detto Tulipano. Che dovrebbe significare? Jimmy Tulipano era un killer della banda dei Gogolak. Oh. E il nostro nuovo vicino era il braccio destro di Laszlo Gogolak. Sophie, quell'uomo ha ucciso 17 persone. Perché quello stupido nome? Tulipano? Perché adora i tulipani, li mandava anche ai funerali delle sue vittime. Mi domando come mai è qui. Si nasconde probabilmente, ha testimoniato contro Laszlo Gogolak. Adesso Laszlo passerà il resto della vita in prigione. Jimmy ha preso solo 5 anni e Dave mi ha detto che ha rifiutato il programma di protezione. Poi mi avvicinai all'uscita e contai fino a 3. Balzai fuori dalla missione. Le pistole sputavano fiamme, il piombo volava dappertutto. E neanche una pallottola mi colpì. E con l'oro dell'imperatore come finì? Beh, lo spartimmo, ma io insistetti per dare la mia parte agli indiani. Ai selvaggi! Per favore non chiamate quelle nobili persone selvaggi. Se orgoglio per il proprio corpo e voglia di cavalcare nudi per le praterie e essere selvaggi, state brindando con un selvaggio. Voglio che voi sappiate che tutto quello che avete visto nel mio teatro è un'illusione. È un trucco. Non posso riportare dalla tomba i vostri cari. Non posso ricevere messaggi dall'aldilà. Mi dispiace molto se vi ho dato delle false speranze. La mia intenzione era solo quella di intrattenervi. Niente di più. Lei vuole che io costruisca un'arca? Sì. Ecco allora perché gli attrezzi. È lei responsabile anche del legno? Va bene, d'accordo. Senta, ricominciamo. Chi è lei? Sono Dio.
Ah, lei è Dio. Sì. E voglio che tu, Evan Baxter, costruisca un'arca. D'accordo, senta, questa conversazione è alquanto sterile. Suggerisco quindi di concluderla. E poi devo andare, perché, non dimentichiamolo, io ho un'arca da costruire. Ho fretta, fretta, fretta. Tante belle cose. La saluto. Arrivederci. Buona giornata. Va bene, ciccia in tavola. Tu continui a far piovere il mangia-mangia. La meteorologa ci fa pubblicità gratis. E io ho preso un prestito con altissimi interessi per convertire questa vecchia autopaia in una boffutopia turistica. Tu devi solo far piovere il cibo, 3 pasti al giorno, tutti i giorni per l'immediato futuro. E fra 30 giorni riapriamo la grande quest'isola come meta imperdibile per le grandi crociere. E tutta la gente in tutto il mondo finirà per amare la tua invenzione. Lo pensa davvero? Io lo so davvero. E la persona che hai conosciuto a casa dei tuoi? Ero veramente io. Forse non era il mio nome, sono John Beckwith a proposito, non era il mio lavoro, ma i sentimenti che provavamo, le battute, le risate stupide, tutto quello ero io. Perché la persona che amo di più mi sta qui davanti. E io non sono preparato a perderti. Claire, non sono qui a chiederti di sposare me. Ti sto solo chiedendo di non sposare quello. Sostituzione! Ash, fuori, devi riprendere fiato. Devo uscire. Perché? Mi sento in forma, coach. Mi lasci finire questo ottavo. No, no, andiamo, vieni via, forza. Sto migliorando, coach? Beh, è sicuro come un moccolo che non peggiori. Davvero? Secondo lei posso diventare bravo come mio padre con un po' di allenamento? Tuo padre? Tuo padre è stato il miglior giocatore di battimazza che questa scuola abbia mai avuto. Il passato è passato. Quello che ora conta è solo il futuro. Il futuro di casa Tyrell. Cersei mi ha convocato ad approdo del re. Non ho osato dirle di no. E si può sapere cosa voleva? Un'informazione in mio possesso. Non potevo non rispondere, né tantomeno mentire. Ma ho altre informazioni di cui non sa nulla. E come tu dici, noi due siamo legati. Ho un dono per te. Che genere di dono? Lo stesso che ho portato a Cersei. Un ragazzo bellissimo. Non me ne sono andato perché sono un Bigfoot, ma perché mi stavano dando la caccia. La caccia? Vedi, una casa farmaceutica mi voleva ridurre a un topo da laboratorio. Sono andato via per proteggere te e tua madre. Non volevamo dirtelo per tenerti al sicuro. La vita ha smesso di importarmi quando ho perso tutto. Laura mi ha lasciato e si è portata via i bambini. Sto in un appartamento che ha la cucina dentro l'armadio. E mangio scatolette di tonno. E gli scatoloni del trasloco sono ancora in mezzo al corridoio, però... Beh, mi sto riprendendo. Non ce la faccio più a mangiare queste porcherie. Un tempo dormivo su un puff di lana d'agnello accanto a una stufa elettrica e quello è il mio territorio. Sono un cane casalingo. Credo che mi arrenderò. Vuoi dire in questo istante? In questo istante. Non c'è futuro sull'isola della spazzatura. Prescelto. Il cosiddetto uomo perfetto. Puro di cuore. Senza nessun difetto. Cosa ti rende così degno? Chiedo scusa, io come... Vuole un autografo, per caso? Dammi il tuo potere. O morirai. Sei a caccia. Che la gente rubi lo so bene, ma tu hai una catena di distribuzione gestita da drogati e spacciatori. È tra loro che si nasconde zia Carlotta, non tra i presenti. Noi ricicliamo i soldi del signor Navarro da 10 anni. Giusto. L'unica cosa che hai fatto è stato coinvolgere un civile. Giusto. Sai, a essere sinceri, questa trovata alla Pablo Escobar e Dale Carnegie direi che non è proprio da te. Sai qual è la chiave della caccia ai Jedi, amico? È la pazienza. I Jedi saranno sempre come sono. La loro compassione lascia una scia. Per esempio, nel nostro tipo di lavoro, le voci corrono incontrollate. Ce n'è una che ho sentito di recente. Sembra che un Jedi si nasconda proprio qui, nel vostro adorabile locale.